Buongiorno, oggi parliamo di denti, ossa e gengive. Allora, la branca che si occupa di questo è la parodontologia, è un nome che tutti abbiamo sentito, ma diciamo che per i tecnici del mestiere, quindi per i dentisti, questo è facile da capire. Per chi invece non è assolutamente all'interno del discorso, vedere una gengiva un po' sanguinante o avere un dente leggermente mobile può essere sì un fattore in alcuni casi anche trascurabile. Di conseguenza, ecco qua a spiegare il perché è importante farsi controllare quando si notano nella bocca delle colorazioni non buone, oppure quando si è dei grandi fumatori, oppure quando le gengive sono arrossate e spazzolando i denti c'è un po' di sangue. Arrivando al dunque. Le gengive arrossate sono delle gengive infiammate e al di sotto delle gengive arrossate spesso non soltanto i batteri che sono la causa dell'infiammazione gengivale hanno leso la superficie, quindi la gengiva, ma spesso sono scesi e hanno iniziato ad intaccare quello che è il vero tessuto di sostegno del dente, che è l'osso. Qua in queste radiografie vedete dei denti che sono già ampiamente compromessi e addirittura in alcune situazioni non soltanto la parte iniziale dell'osso viene mangiata, ma addirittura la parte che separa le due radici, dando diciamo libero spazio ai batteri per poter entrare anche tra le due radici stesse e creando quelle che sono, diciamo, iniziando ad intaccare anche le forcazioni. Allora, perché oggi fa così paura parlare di parodontologia? Perché spesso i pazienti collegano il parodontologo a necessariamente una fase chirurgica, oppure a grandi costi, oppure oggi spesso i pazienti arrivano spaventati dall'idea di dover necessariamente perdere un dente appena si muove. Oppure semplicemente non sono pazienti che sono mai stati informati riguardo alle possibilità di curare la propria bocca e quindi non che ci si possa guarire completamente se si è particolarmente sensibili alla malattia parodontale, ma si può attraverso dei facili accorgimenti ridurre molto l'effetto dei batteri su gengive, legamento e ossa. Come si fa? Innanzitutto si fa quella che è la terapia causale, cioè attraverso la pulizia di queste radici con tecnica manuale o con gli ultrasuoni si vanno a rimuovere tutti i batteri in superficie e già questo a livello superficiale rende le gengive più sane. Se però, diciamo, le tasche che sono la distanza che c'è tra il livello alto della gengiva e il livello dell'osso, perché appunto i batteri sono già scesi e hanno già mangiato l'osso, quindi se queste tasche non sono del tutto pulibili con tecniche di superficie, il medico dentista o l'igienista, che oggi più specificatamente si occupa di questa branca, continua la terapia causale nell'andare a pulire con tecniche sempre più avanzate, proprio queste che sono le tasche, per andare a rimuovere tutta la parte batterica. Oggi abbiamo due grossissimi ausili, che sono l'utilizzo del laser, che è comunque un enorme ausilio perché è battericida, aiuta a rimuovere il tessuto di granulazione che rimane nei solchi e soprattutto è antiedematoso e biostimolante. Quindi questo è un enorme ausilio. Nel nostro studio non sostituisce la terapia causale di tipo manuale, quindi diciamo che si arriva al laser dopo aver fatto un'igiene superficiale iniziale, dopo aver rimosso tutti i batteri iniziali, dopo aver comunque pulito le tasche con tecnica manuale, quindi col curettaggio che viene eseguito nel nostro studio da due igieniste qualificate, e poi come rifinitura per incrementare la potenzialità della terapia causale viene utilizzato anche il laser. Inoltre, come dicevo prima, il secondo ausilio che è stato, diciamo, che noi utilizziamo è il microscopio, perché attraverso la magnificazione, quindi l'ingrandimento di dettagli che una volta erano invisibili, riusciamo ad essere efficaci in zone tra i molari, quindi in settori posteriori o in zone nascoste dove altrimenti non potremmo avere accesso. Di conseguenza,
dalla, diciamo, semplice gengivite per arrivare a casi in cui l'osso è già intaccato, la cosa principale è proprio la terapia causale, cioè andare a rimuovere tutto quello che è causa di questi problemi, quindi andare a rimuovere i batteri, andare a rimuovere i detriti, quindi il famoso tartaro, non è nient'altro che placca calcificata, che però in termini meccanici va a dare fastidio, quindi rimuoviamo i batteri, rimuoviamo tutta la parte di tartaro sopra e sotto gengivale e poi, cosa più importante, i nostri pazienti vengono educati al mantenimento a casa, perché tantissimo fa la terapia causale fatta in studio, ma altrettanto fa la terapia di mantenimento a casa. Quindi, perché oggi parlare di questo? Perché non necessariamente tutto deve essere complicato, non necessariamente tutto deve essere impegnativo. Ci sono bocche con una forte compromissione che sono state ampiamente recuperate tramite una buona istruzione, tramite delle sedute di igiene professionale sistematiche e tramite comunque soprattutto dei controlli che nel nostro studio vengono fatti a breve termine, proprio per impedire che dopo una pulizia e dopo un'efficacia iniziale venga poi diciamo persa l'efficacia di quanto fatto attraverso una ricolonizzazione batterica. Quindi si può contrastare la malattia parodontale, non del tutto, nel senso che c'è una forte componente di tipo genetico, quindi ci sono soggetti più predisposti di altri, però è sempre importante, dalla, diciamo, semplice gengivite, che è la parte più superficiale del dente, dalla semplice gengivite, che è l'aspetto più superficiale della malattia, fino a dei casi parodontali più gravi, la terapia causale, quindi una buona seduta di igiene, è la base.